il professor Stefano Berrettini, direttore della struttura di otorinolaringoiatria e audiologia dell'ospedale Cisanello di Pisa. Professore, lei ha, vista l'esperienza della scuola pisana, insomma, ha partecipato a numerose relazioni di questo congresso, sia in particolare una sull'attualità degli impianti cocleari, sulle novità in particolare della chirurgia o forse della riabilitazione. Cosa è emerso? Soprattutto, cioè, noi abbiamo preso in considerazione le nuove indicazioni dell'impianto cocleare, perché è una tecnologia che migliora, che avanza, che si rinnova, e si rinnovano anche le indicazioni per i pazienti. Quindi stanno un pochino cambiando queste indicazioni anche rispetto alle precedenti linee guida che avevamo elaborato negli anni precedenti. Nel 2011 le avevamo proposte, erano linee guida secondo il Technology Assessment, quindi linee guida secondo i criteri internazionali di appropriatezza e costo-beneficio. E quindi praticamente oggi emergono nuove problematiche che riguardano il paziente adulto, ma soprattutto il paziente anziano. Non ci sono limiti di età all'impianto cocleare, è stato definito che il rapporto costo-beneficio è favorevole anche in età avanzata. Chiaramente andrà valutato ogni singolo paziente. Ci sono, dal punto di vista appunto di voi strutture, anche delle implicazioni sui costi, quindi impianto bilaterale, impianto monolaterale, la scelta in che direzione stanno andando? La problematica principale che dovremmo affrontare nella scelta, cioè nell'indicazione dell'impianto cocleare, è il problema dell'impianto bilaterale. Dal punto di vista beneficio nel paziente adulto, ormai sono evidenti dimostrazioni che avere un impianto bilaterale dà dei vantaggi significativi, soprattutto nelle conversazioni multiple con più persone e nell'ambiente rumoroso, quindi nella spazialità nel suono, nella profondità nel suono, nella fatica uditiva del paziente. È chiaro che il problema però è limitato dai costi. Per ora gli studi economici, il costo-beneficio, non sono ancora ben chiari e non hanno ancora definito se è possibile fornire a tutti i pazienti, raddoppiando quindi i costi, un impianto cocleare adulti, un impianto cocleare bilaterale, o se, come penso, sarà deciso in futuro poterlo fornire in certe situazioni e a certe caratteristiche di pazienti. Cambiando completamente fascia d'età di pazienti, è stato anche molto interessante la tavola rotonda sul protocollo da validare per lo screening neonatale e anche sulla presa in carico dei bambini. Da questo punto di vista l'introduzione dei nuovi LEA probabilmente ha già posto le basi per un'uniformità di finalmente nelle regioni. Che cosa deve ancora cambiare e soprattutto la validazione necessaria su cosa deve vertere? Dunque, i nuovi LEA chiaramente hanno, diciamo, consacrato quello che poi lo sforzo che era stato fatto da tanti centri, da tante regioni, eccetera, e in pratica in Italia erano restate poche le aree in cui non veniva eseguito lo screening, e ora saranno obbligate ad eseguirlo. Quindi al risultato fondamentale di arrivare a una copertura intorno al 97-98% dei bambini nati screenati, a questo risultato è stato raggiunto. Però, diciamo, oggi l'obiettivo successivo è quello di uniformare poi, cioè di non limitarsi allo screening. Lo screening non è solo screening e l'identificazione, ma poi ci deve essere tutto un percorso. Percorso che va dalla diagnosi ai fattori di rischio, al trattamento, prima con protesi, poi con impianto cocleare. Cioè ci deve essere questo. Per la regione toscana, io avevo già lavorato nel 2008
un protocollo e l'abbiamo aggiornato sull'esperienza di praticamente quasi 10 anni e ad agosto del 2016 è stata emanata una delibera in cui abbiamo delle linee guida regionali che praticamente prendono in considerazione tutto il protocollo, dalla riabilitazione all'intervento del pediatra di famiglia. Quindi un insieme al trattamento, alle indagini eziologiche, eccetera. E noi auspichiamo questo, e lo scopo è questo di questa tavola rotonda, e sarà anche nel prossimo congresso della Società Italiana di Otorinolaringoiatria Pediatrica, è quella di diffondere con un protocollo nazionale, avere un protocollo nazionale che congloberebbe e concluderebbe un po' questo sforzo. Ecco, questo aspetto riguarderà anche le sordità progressive, quindi la cosiddetta sorveglianza audiologica. Questo sì, ci sono dei fattori di rischio, noi abbiamo lavorato con i fattori di rischio. Grazie professore. Grazie.